I conti della regione. Comunicazioni sul maltempo. Cassa integrazione in deroga. Documenti approvati. 7 giorni in consiglio. In apertura della seduta del 14 ottobre il presidente della giunta è intervenuto in aula sui danni causati dal maltempo, poi il vicepresidente ha svolto una comunicazione cui è seguito un ampio dibattito sullo stato dei conti della regione Piemonte e l'assessore lavoro ha svolto una comunicazione sulla situazione della cassa in deroga. Il Consiglio regionale ha poi approvato la mozione per nuove norme sulle emissioni odorigene, quella sul riutilizzo del patrimonio pubblico e un ordine del giorno per il recupero di stazioni ferroviarie dismesse. In primo piano. L'Assemblea di Palazzo Lascaris il 14 ottobre ha svolto un ampio dibattito dopo la comunicazione della Giunta regionale sulla difficile situazione finanziaria dell'ente, illustrata dal vicepresidente Aldo Reschigna. Nel suo intervento il presidente Sergio Chiamparino si è impegnato espressamente a non aumentare l'IRAP. Il titolare del bilancio ha evidenziato la necessità dell'intervento del governo e la volontà dell'esecutivo di attuare una politica di rigore, consentendo all'economia di ripartire e tutelando il sociale. Il presidente della Giunta regionale Sergio Chiamparino è intervenuto in aula il 14 ottobre in merito agli eventi alluvionali che si sono abbattuti sul Piemonte fra il 12 e il 13 ottobre, colpendo in particolare la provincia di Alessandria. Il presidente ha riferito che la regione metterà a disposizione 5 milioni di euro di risorse per gestire l'emergenza. Nella seduta del 14 ottobre l'assessore al lavoro Gianna Pentenero ha comunicato all'Assemblea la situazione della cassa integrazione in deroga in Piemonte, riferendo che nel 2015 si potranno concedere soltanto 5 mesi di cassa integrazione a fronte degli 11 del 2014 e dei 12 che erano concedibili prima. Il Consiglio regionale ha approvato il 14 ottobre la mozione, prima firmataria Silvana Accossato, presidente della Commissione Ambiente, che impegna la Giunta a emanare linee guida per nuove norme sulle attività che durante il loro esercizio emanano cattivi odori, come quelle legate alle discariche. Approvata anche la mozione, primo firmatario Marco Grimaldi, Sinistra Ecologia e Libertà, per concedere a giovani, associazioni o nuove iniziative imprenditoriali il patrimonio pubblico inutilizzato e l'ordine del giorno del Movimento 5 Stelle per la mappatura e il recupero di fabbricati dismessi di stazioni ferroviarie, ridestinandoli a enti e associazioni.